No, 65, mamma mia. Ho fatto dei progressi incredibili, ho fluccato quella parte lì dal, cos'era, 50? Insomma. Ok. Ah, 68, non mi ricordavo che c'era subito la parte doppia del ragno, cazzo. Mi sembrava fosse un po' dopo. Olli. Ok. Occhio. Ecco, l'ho detto. Perché io non mi sto zitto? Perché ho invece di prestare occhio, prestare attenzione, ho detto occhio. Ma porca puttana. No, 82, non ci credo. Avevo fatto tutto bene, sono morto qui perché praticamente quando la wave ha toccato il portale che si è trasformato in ship, la hitbox della ship è più grossa di quella della wave e mi sono praticamente schiantato nella punta. Ok. No, no, sono rincoglionito. Ma no, dai. Ma sono un rincoglionito a livelli veramente stellari. Ma porca puttana, ma come cazzo si fa? No. Come? Come ho fatto? Ma dai, ma sono un ritardato allora. Ma io ho dei problemi. Ma vaffanculo allora. Dai, ma come ho fatto a morire qua? C'avevo tutto lo spazio del mondo. No. Che cazzo, ma basta. No, non ci credo. 89, non ci credo. Dai, ma si può essere più rincoglioniti? Ma come ho fatto? Bello sto bug. Mi è piaciuto sto bug. Dovrei fare una canzone intitolata tipo parodia di qualche cosa intitolata I Bug. Sono sicuro mi uscirebbe una canzone, minchia, ci farei 100.000 views con quanti cazzo di bug ci sono in questo gioco del merda. Questo gioco, questo livello anche, quello era un bug del livello. Ed è strano perché da quanto è decorato bene e fatto bene non lo diresti che questo livello di bug. Invece 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, step line. Oh dai. Olè, e cazzo, final code di Flukester. O Flukster, vaffanculo, come cazzo te chiami. Mamma mia, madre de Dios. Meno male non sono morto nella parte finale, se no potevo sclerare veramente tantissimo. Mamma mia, quanto cazzo ci ho messo. Un'ora di registrazione per questa merda. Ma dai, ma era facilissimo. Cioè, è tra gli easy... sì, easy demon, buonanotte. Rimane ovviamente tra i medium demon più facili che ho scelto e che sceglierò. Per cui, diciamo che... non dico che andare di sfiga, perché andare di sfiga è un'altra cosa. Però no, io non capisco come ho fatto a metterci così tanto tempo. Questo è un livello che in mezz'ora lo finisci, a di tanto. Più o meno del livello di Demonic Uprise. Quindi Demonic Uprise ci ho messo 35 minuti, 40 minuti, ma aspettavo questo, stessa cosa, forse 5 minuti in più. Ma non un'ora e passa, perché io
non so, non ve l'ho detto, ma ho staccato la registrazione per far riprendere, insomma, i giri a OBS. Sembra che sia un motore di una macchina OBS in realtà. Io dico così per far capire alle persone, però non si dice così ovviamente. In modo che non laghi il livello. Poi non so se avrà laggato, potrebbe, ma spero di no. E quindi avevo stoppato la registrazione verso i 45-50 minuti, adesso non ho visto, ma più o meno giù di lì credo. E l'ho ripresa e ci ho messi altri 15. Quindi un'ora e un quarto, 1 ora e 5 minuti. Cioè, non è poco per un livello del genere. Vabbè che ho preso tutti i coin, ma i coin erano la cosa veramente più facile di questo livello. Cioè, i coin, se non li prendi, sei un coglione. Forse quello un pelino più difficile è il terzo, perché devi fare un salto con timing con i due punte, poi ce n'è un altro, però se lo pratichi un attimino non hai assolutamente alcun problema. E ripeto, non capisco perché sono morto così tante volte. Questo video durerà forse 9 minuti, credo. 8-9 minuti. Forse anche di più, forse di meno. Non lo so. Non so nemmeno quanti ne avrò tagliati di fail. Perché ci sta che ve li metto tutti, come ci sta che ve li metto 4. Per cui, ecco. E niente ragazzi, vorrei concludere questo video e non parlare più a vanvera, dicendovi che noi ci vediamo alla lettera G, che è la prossima lettera, e ci aspetta un livello tosto, perché è uno dei livelli più tosti che faremo tra i Neri un Demon. E quindi esulterò abbastanza qualora lo finissi, e qualora ci mettessi poco, diciamo, comunque con un attempt inaspettato. E quindi niente ragazzi, non saprei cos'altro dirvi. Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, come siete, e ciao.